voglio che la mia energia si disperda attraverso le ferite e finisca nella sfera di Majin Buu. Quindi facciamola finita subito, con un colpo solo, d'accordo? Certo che lo sono. Non vedo l'ora di mostrarti i frutti del mio severo allenamento, amico. Io vado, papà. In bocca al lupo. Non preoccuparti per me. Arrabbiati, figlio. Arrabbiati più che puoi. Cerca di ripensare a quando combattevi contro Cell e sprigiona tutta la tua potenza. Sì, ci proverò. Se seguirai il mio consiglio, nessuno al mondo ti potrà battere, ragazzo. Nessuno al mondo, ricordalo. Sì. Sai, stavo pensando che è un vero peccato che una giornata preziosa come questa debba finire così. Tu non credi, papà? Beh, è ora di muoverci. Possiamo cominciare. Ho atteso a lungo questa occasione. Tu non immagini neppure da quanto la stessi aspettando! Ma sicuro, ora ho capito! È stato Babidi! Ti sei lasciato deliberatamente controllare da lui, vero? Esatto. Chi conosceva Spapovic e Yamu sapeva che nelle edizioni precedenti del torneo erano molto meno forti. E così, ripensando a questa cosa, mi sono detto che se il mio corpo fosse stato controllato da Babidi, anch'io avrei potuto diventare molto più forte. E la differenza fra noi sarebbe scomparsa. Già, si sarebbe annullata una volta per tutte. Non mi convinci. Scommetto che non sei soddisfatto. Orgoglioso come sei, come hai potuto sottometterti ad un essere come Babidi? Io volevo... Volevo disperatamente tornare a essere il Saiyan di prima! Volevo diventare di nuovo il guerriero aggressivo e crudele che era un tempo, il cinico principe dei Saiyan, malvagio e privo di compassione! Io ero cambiato e non mi piaceva! Sotto la mia influenza mi stavo a poco trasformando in un essere gentile senza neanche rendermene conto! Ho perfino accettato di avere una famiglia! E anzi, l'idea cominciava anche a piacermi, così mi sono abituato a vivere sulla Terra e a comportarmi come un normale essere umano! Per questo mi sono lasciato controllare da Babidi. Volevo tornare finalmente a essere me stesso. E devo confessarti che mi sento molto meglio ora. Non ti credo, ne sei sicuro, Vegeta? Basta, sta zitto! Molto bene, ci siamo quasi, grande. Ottimo lavoro, Majin Buu sta per risvegliarsi, è fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Majin Buu si sta svegliando! Eccomi! No! Aspetta, Vegeta! La senti? C'è un'energia terrificante! Scommetto che il sigillo si è rotto e Majin Buu si è risvegliato! È buffo, lo sai? Mi chiedevo quanto fosse forte questo Majin Buu, ma ora che si è svegliato non mi pare sia granché. E in fondo me l'aspettavo che finisse in questo modo. Non ci arrivi, vero? Noi due abbiamo raggiunto un livello insuperabile ormai. Siamo praticamente imbattibili, capisci? Persino Kaioshin, l'essere superiore, colui che dovrebbe avere una potenza straordinaria e al di là di ogni immaginazione, è rimasto sorpreso dei nostri poteri. Non dirmi che non te ne sei accorto. Quello che voglio dire è che sebbene Majin Buu possa sembrare un essere terrificante, agli occhi di Kaioshin, in realtà per noi due non è nulla di speciale. No, invece, ti sbagli. Non so perché, ma ho un brutto presentimento. Smettila di perdere tempo! Non puoi più ritirarti ormai, devi andare fino in fondo! Ragiona, Vegeta, non possiamo far finta di niente, e tu lo sai! Questo non è il momento di pensare alle faccende personali! Siamo noi che abbiamo fatto uscire quel mostro dalla sfera, è colpa nostra! Non importa un bel niente! Dio di
qui da tanto e neanche tu! Se non lo fermiamo farà fuori tutti quanti, non lo vuoi capire? Ma non pensi a Bulma e a tua figlia! Adesso basta! Non mi tirerò indietro! Di arrivare al livello ho venduto la mia mente a Bobby! E ora non me ne importa più nulla di tutto il resto! Non mi importa più niente di nessuno! Allora, vuoi proprio che cominci ad arrabbiarmi? Non mi incanti, sai, la tua mente non è del tutto controllata da quel mago. Hai ragione, io non permetto a nessuno di comandarmi. Erano anni che volevo scaranchirmi, sai, chi lo dici? Anch'io mi sentivo tutto anchilosato! Prendi questo, carota! Dovrai pagare! L'umiliazione che mi hai fatto subire tu va ben oltre questo, credimi! Allora, vuoi proprio che cominci ad arrabbiarmi? Qualcosa! Perché tanto rancore, Vegeta? Noi avremmo dovuto essere come due fratelli. Nelle nostre vene scorre lo stesso sangue. Non capirò mai perché hai voluto metterti contro di me. Mai lo capirò.